Chiara Ferragni ha trascorso il weekend sul lago di Como mentre suo marito Fedez era impegnato con il concertone del 1° maggio. Le foto dalla mini vacanza sono dolcissime. Chiara Ferragni si è presa una pausa dagli uomini di casa. Infatti, in questo weekend, ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno sul lago di Como, in uno dei suoi hotel preferiti, in compagnia della piccola Vittoria. Leone è infatti rimasto a Milano, mentre Fedez è stato impegnato come tutti ben sanno nel concertone del 1° maggio. La stessa Chiara, da Como, ha speso tantissime storie per far arrivare la sua vicinanza e il suo sostegno al marito dopo il discorso fatto dal palco in diretta nazionale che ha scaldato gli animi di praticamente tutti. Stasera, mamma e figlia hanno fatto ritorno a casa dove ad attenderle c'era proprio Federico, definito dalla Ferragni, il nostro eroe. Appena arrivata a Milano, l'influencer da quasi 24 milioni di followers ha pubblicato un post che raccoglie qualche scatto del weekend in cui si mostra in compagnia della sua bambina. La Ferragni ha lasciato per la prima volta Milano dopo tanto tempo. Infatti, la scorsa estate ha trascorso le vacanze in giro per l'Italia. Dall'inizio della seconda ondata della pandemia la Ferragni è sempre rimasta a casa. In occasione della zona gialla in Lombardia, ha deciso di concedersi qualche giorno di relax dopo il parto. Le fotografie dal weekend da sogno con la piccola Vittoria sono tenerissime. Chiara si gusta un aperitivo con un panorama mozzafiato alle spalle, quello fiabesco del lago di Como. Ancora una volta, però, a colpire è la naturalezza con cui l'influencer decide di immortalare il momento dell'allattamento, visibile nell'ultima fotografia della galleria nel post.